Adesso vedi? E quello che può la sbatto con la prima. Ci troviamo all'incrocio di Ascoli Piceno via Erasmo Mari. Come le immagini vi fanno vedere, e adesso in questo momento diciamo che la densità del traffico è molto scarsa perché è un orario, diciamo che sono le 3 di pomeriggio e quindi non c'è un particolare traffico. Potete immaginare nell'ora di punta che cosa può succedere. Gino vi sta facendo vedere i segni a terra dell'incidente che è successo ieri. E poco più avanti parliamo di qualche centinaio di metri, se Gino di gira la telecamera, ecco, vi sta inquadrando adesso, dove c'è quella macchina adesso, proprio ieri un incidente stradale gravissimo dovuto al fatto che il semaforo non funziona e una persona è stata investita gravemente. Si è dovuti ricorrere all'eliambulanza, sperando che questa persona se la possa cavare. Noi siamo qui chiamati da centinaia e centinaia di persone che vorrebbero capire come mai sono 10 giorni che questo semaforo non funziona. Parliamo di 10 giorni, un incrocio pericolosissimo, perché come Gino vi fa vedere è un incrocio a 4. Vedete? Vedete le macchine che si incrociano e non si sa chi ha la precedenza? Vedete? Guardate adesso. Qui si rischia l'incidente da un momento all'altro, vedete? Guardate in questo momento. Guardate. Adesso non si sa chi c'è la precedenza, vedete? Guardate adesso, guardate. Guardate un po'. Se quella macchina andava veloce, la strada era bagnata, l'incidente c'era stato sicuramente. E quindi ci chiediamo, ma perché nessuno viene qui a sistemare i semafori? Noi parliamo di semafori, vedete, non ne funziona manco uno. Qui parliamo di una cosa pericolosissima. Non parliamo di un tombino, non parliamo di un cartello, parliamo di semafori. Un incrocio a 4, l'incrocio più pericoloso che c'è, vedete? Qui si può camminare solo a passo d'uomo. Immaginiamo quando si incontrano 2 o 3 pullman con una macchina, con un motorino. Vedete? Guardate. Adesso questi non sanno cosa devono fare, vedete? Guardate un po'. Guardate. Chi c'ha la precedenza? Non si sa. Vedete? A casaccio. Facciamo l'incrocio a botta di culo. La voglio dire così alla scolana. Botta di culo che ti salvi. Così ci capiamo. Sei fortunato che torni a casa. Se passi qua, sei fortunato che torni a casa. Da via Erasmo Mari, incrocio della morte. Perché ieri per poco ci scappa il morto. Sperando che qualcuno del comune o chi è incaricato a sistemare la viabilità, perché qui di viabilità si tratta, possa venire quanto prima a sistemare il problema. Ma se sono passati 10 giorni, si saranno dimenticati. Adesso hanno a che fare con la campagna elettorale. Ecco, adesso è venuto il flash. Adesso capite perché. E con la telecamera ci spostiamo di 1 metro. Inquadrami anche l'incrocio sopra, Gino. Anche sopra non funziona. E mi diceva una persona ieri che le macchine, siccome c'è il sole contro luce e il semaforo non si vede, molte volte le macchine si fermano e aspettano 10 minuti che scatta il semaforo. Ma il semaforo non funziona e quindi sono lì fermi per che cosa? Per prendere il sole, prendono aria, non lo so che fanno. Stanno lì fermi e aspettano. È una vergogna. Questa è una vergogna. 10 giorni e ancora nessuno che viene a sistemare 2 incroci pericolosi. Uno qui e uno a 100 metri. Nessuno che ci viene, ma il comune, il sindaco, l'assessore, il vice sindaco, dove sono? A fare campagna elettorale. Ma la campagna elettorale, signori, non ve lo devo dire io come si fa, o Gino, si fa anche venendo qui a mettere a posto i semafori. Questo poteva essere anche un bel biglietto da visita per chi si candida come
il sindaco dell'anno, no? Veniva qui di persona con giubbino giallo e metteva a posto il semaforo. Invece no, stiamo nei bar a fare propaganda elettorale. I semafori non si mettono a posto stando dentro i bar, si mettono a posto venendo qui e mettendoli a posto, smontarli e metterli a posto. E invece nessuno lo fa. Da via Erasmo Mari, girati un attimo Gino, inquadra le macchine del casino adesso, guarda un attimo, inquadra, guarda un po', eccolo qua, vedi? Vediamo che succede, guardate un po', ecco qua. Qui andiamo a fortuna, se siamo fortunati riusciamo a passare, se non siamo fortunati ci schiantiamo. Da via Erasmo Mari, per oggi, sperando che non ci scappi il morto, da Bernardino Comandini e da Gino Natofratini, per oggi è tutto.